Sì, eccoci qua con Emiliano Testini. Nel frattempo, come potete anche vedere, sono iniziate le premiazioni. In questo momento vengono premiati gli allenatori del settore giovanile. Approfittiamo e ringraziamo anche della disponibilità Emiliano Testini. In studio ovviamente si stava parlando di quello che potrebbe essere il nuovo allenatore. Tra l'altro questa sera Massimo Pavanel sarà premiato ancora una volta. Direttore, possiamo dire che state ovviamente vagliando alcune soluzioni. Già in questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca? Non so se in questa settimana, comunque ci sono 5-6 allenatori molto bravi che fanno il caso dell'Arezzo, parleremo con uno di loro, cercheremo di capire quello che sposa meglio il progetto dell'Arezzo, che è quello di valorizzare i giovani e comunque sia fare una salvezza tranquilla. Poi cercheremo di confermare lo zoccolo duro della squadra, naturalmente dopo aver parlato con l'allenatore che arriverà. E allora sarà un allenatore diciamo emergente oppure si cercherà un profilo magari di esperienza, anche se poi ovviamente magari terrete conto dell'aspetto dei giovani? Io credo che valuteremo entrambe le cose, come ho detto prima ce ne sono 5-6 bravi che stiamo valutando e che valuteremo, ci parleremo e poi capiremo quello che farà più al caso dell'Arezzo e della società. Ecco Andrea, Testini vi sente, se volete porre anche qualche domanda da studio. Sì, non gli faccio nomi perché è abbottonatissimo il direttore, quindi non risponderebbe mai, neanche sotto tortura ovviamente, però voglio chiedergli se giocatori importanti, rappresentativi come Moscardelli e Sabatino e anche De Feudis, ci metto dentro, che sono sui 30 anni o addirittura sopra, se sono giocatori con i quali comunque la società si metterà a tavolino per discutere il rinnovo, oppure se dobbiamo considerarli appartenenti a un ciclo ormai esaurito. Aspetta, ti ho sentito male Andrea, scusami, ho capito la tua domanda, però l'ultima parte mi è sparita. Come ho detto, cercheremo di riconfermare lo zoccolo duro della squadra, però prima dovremo parlare con l'allenatore che arriverà. Sicuramente parleremo con tutti i giocatori, come è stato detto, sia dal direttore generale che dalla proprietà, quindi questo sì, parleremo con tutti. Poi dopo faremo le valutazioni nel momento in cui sarà scelto l'allenatore. Cosa significa per te Emiliano questo incarico? Da direttore sportivo per la prima volta è un incarico così importante in una società ambiziosa come l'Arezzo, ecco, dal punto di vista personale te lo chiedo. Io l'ho già detto, con te avevamo già parlato, ho detto è un grande stimolo, è una cosa importantissima, era diciamo quello per il quale mi ero preparato da tantissimo tempo, oramai da 7 anni, quindi in questi 7 anni ho fatto un percorso di crescita stando vicino a persone importanti e continuando a girare, a guardare in Italia e all'estero giocatori di tutte le età, quindi l'ho sempre detto, Arezzo per me è qualcosa di più di una squadra di calcio perché c'è un attaccamento particolare sia alla città che alla gente e quindi io sono convinto e cercherò di fare il massimo, ce la metterò tutta, cercheremo con la società di fare cose, delle belle cose. Grazie Emiliano Testini, grazie, buona serata e in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a tutti voi, buona serata e buon proseguimento.